Ciao e benvenuto in questa pratica dedicata alla Madre Terra, dedicata alla Giornata Mondiale della Terra, quindi a riconnetterci con questo elemento molto importante per noi. Voglio partire raccontando la mia personale esperienza e la mia particolare connessione con questo elemento. Tutta la vita sono scappata dall'elemento della Terra, l'ho sempre considerato un elemento stagnante che mi avrebbe messo dei limiti. E adesso, soltanto adesso, so quanto mi sbagliavo e quanto riconnettermi con l'elemento della terra sia diventato il motivo per cui sono riuscita a sentirmi davvero libera. Quando riusciamo a riconnetterci con ciò che rappresenta la nostra base, la nostra stabilità, le nostre radici, riusciamo a comprendere quanto lontano possiamo andare, perché abbiamo una base a cui tornare, abbiamo un punto che rappresenterà per sempre la nostra casa interiore, che è uno stato d'animo, è un sentirci a casa con noi stessi, nel nostro corpo, con le nostre idee, con le nostre credenze, ed è il riuscire a mettere dei limiti alla nostra energia per poterla veicolare nella giusta direzione. Io sono sempre stata una persona che disperdeva la sua energia e questo disperdere l'energia mi faceva portare energia dappertutto, ma senza costruire mai qualcosa di reale. Quando ho imparato a mettere questi limiti, quindi a comprimere l'energia per veicolarla, come proprio le sponde di un fiume, allora sono riuscita a cominciare a costruire qualcosa di importante dentro di me e di conseguenza nella vita che stavo vivendo. Perciò questo per me rappresenta la terra, quei confini che ti permettono di essere libero di andare dove davvero vuoi, senza disperdere mai la tua energia. Cominciamo questa pratica sedendoci in una posizione comoda, su casa, una posizione a gambe incrociate, con un cuscino sotto al bacino se ci sentiamo scomodi in questa posizione. Allunghiamo bene la schiena verso l'alto, abbassiamo le spalle, lasciamo le mani morbide, chiudiamo gli occhi. Iniziamo a fare dei respiri profondi. Prendiamo energia durante l'inspirazione dalla terra sotto di noi e rilasciamo le tensioni verso la terra. Quindi tutto parte dalla terra e ritorna alla terra. È il ciclo della vita, la nascita e la morte, l'inizio e la fine. Sentiamo la fluidità del nostro respiro, mentre percepiamo il bacino diventare sempre più pesante a terra. E adesso portiamo la mano destra sul cuore e la mano sinistra a contatto con il nostro tappetino. O se ci troviamo all'aperto potremmo proprio mettere la mano sull'erba, sulla terra, sulla sabbia. Immaginiamo di trarre nutrimento dalla mano sinistra che è appoggiata a terra, permettere a questo nutrimento di arrivare al cuore durante l'inspirazione e poi durante l'espirazione dalla mano sul cuore, l'energia ritorna alla mano sinistra appoggiata a terra. Quindi prendo energia dalla mano sinistra, arriva fino al cuore. All'espirazione dal cuore scende alla mano sinistra e ritorna alla terra. Sentiamo questa profonda connessione. Come ci fa sentire? Cosa proviamo nell'inspirazione e nell'espirazione? Stabilità, nutrimento. Percepiamo quella sensazione di essere a casa e
in qualsiasi luogo ci troviamo, proprio per la nostra capacità di attingere alla terra, fuori di noi e dentro di noi. Riportiamo ora tutte e due le mani insieme, quindi le portiamo in preghiera al cuore. Dedichiamo la pratica di oggi all'elemento terra, alla sua stabilità, alla sua forza, alla sua protezione e alla capacità di guidare i nostri passi nella giusta direzione. Lasciamo andare le mani e riapriamo gli occhi. Ci portiamo ora in quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Inspirando, inarchiamo la schiena. Espirando, andiamo leggermente indietro e curva contraria, guardo l'ombelico. Di nuovo inspiro, mi porto leggermente in avanti. Sento il peso sulle mani. Espirando, mi porto indietro, le mani respingono leggermente il tappetino. Inspiro, vado avanti, espiro, torno indietro, inspiro, avanti, espiro, indietro, un'ultima volta, inspiro, avanti, espiro, indietro, mi riporto quadrupedia, schiena dritta, punto i piedi e vado indietro nel cane, testa in giù, ad Mukha Svanasana. E cominciamo qui a piegare le gambe alternate, andando a dare mobilità al bacino, alla parte posteriore delle cosce. E poi ci fermiamo nel cane, testa in giù. Se necessario, pieghiamo leggermente le ginocchia. E poi dolcemente camminiamo in avanti all'inizio del nostro tappetino. Sentiamo i passi, i piedi che vanno verso le mani. Pieghiamo le ginocchia se necessario, altrimenti rimaniamo in Uttanasana qui. Il collo è morbido, testa pesante. E adesso portiamo le mani sulle tibie, spingiamo i piedi a terra, le mani sulle tibie, allunghiamo la schiena avanti in Ardha Uttanasana. Sento le dita che premono a terra. Espirando giù Uttanasana, di nuovo le mani a contatto o con il tappetino o con le caviglie. E poi piegando le ginocchia e spingendo sempre i piedi a terra, srotoliamo la colonna, la testa è l'ultima a risalire. Apriamo le spalle, inspirando solleviamo le braccia verso l'alto, uniamo le mani in preghiera ed espirando le portiamo al nostro cuore. Spingiamo i piedi, chiudiamo gli occhi, radici dei pollici a contatto con lo sterno e continuando a sentire la forza sotto di noi, sotto i piedi, andiamo a sollevare i talloni portando le dita belle distese ad aggrappare il tappetino. Fisso un punto davanti a me. Mantengo, sento gli alluci che spingono a terra. E da qui apro le braccia, morbidi gomiti, indietro, mantengo l'equilibrio, espirando, scendo nei talloni, apro le braccia indietro, scendo inarcando leggermente la schiena, giù Uttanasana, e subito con una curva, guardando l'ombelico, il dorso tira verso l'alto per risalire, inspiro, allungo le braccia, unisco i palmi delle mani, riporto al cuore, stacco nuovamente i talloni, sento l'equilibrio, fisso un punto, sento la terra sotto i piedi, apro le braccia, inspiro e all'espirazione piego le ginocchia, appoggio i talloni, scendo inarcando la schiena,
curva giù, lascio la testa e srotolo nuovamente per ritornare in piedi. Lo facciamo ancora una volta. Inspiro, mi allungo, unisco le mani. Mani al cuore mentre salgono i talloni, li sollevo lontano dal pavimento. Inspiro, apro le braccia morbide, espiro, scendo in arco la schiena e poi giù la testa all'ultimo. E adesso resto giù in Uttanasana, inspiro, Ardha Uttanasana, guardo avanti, le mani possono rimanere a terra se la flessibilità me lo permette, oppure mani alle tibie. Espiro, scendo giù, vado indietro con la gamba destra, lentamente appoggio il piede in fondo al tappetino, sono nell'affondo alto, stacco le braccia, le porto su, mi apro e lascio andare, i gomiti indietro, i palmi delle mani sono in avanti, espirando spingo in avanti, porto le braccia indietro con i palmi verso l'alto e giù la testa, forti e stabili le gambe, di nuovo su, allungo, il dorso delle mani va indietro, i gomiti leggermente piegati, apro, espirando, palmi in avanti, mi tuffo e vado a portare le braccia in linea con il corpo, di nuovo inspiro, mi apro, i gomiti tirano indietro leggermente ed espiro, mani a terra, ora per andare in plank, respingo il tappetino e vado col piede sinistro a raggiungere il destro, stabile la posizione, inspiro, all'espirazione chaturanga scendo, posso andare completamente a terra nella versione base, inspirando, cana testa in su, mi apro, apro il petto, espiro, attivo l'addome, cana testa in giù, inspiro ed espiro profondamente qui e di nuovo cammino in avanti e sento i passi, i piedi che vanno in avanti verso le mani in Uttanasana e sono giù, lascio andare la testa e dolcemente srotolo la schiena, mi riporto su, inspiro, allungo le braccia, unisco i palmi delle mani, espiro, porto al cuore, stacco i talloni come prima, spingo le dita a terra, inspiro, gomiti che si aprono, espiro, scendo inarcando la schiena e curva per ritornare in contrazione, la testa è l'ultima a risalire, inspiro sulle braccia, unisco i palmi, vengo su, spingo i talloni, inspiro, gomiti che aprono, espiro, inarco, scendo, giù la testa e di nuovo salgo. Un'ultima volta, inspiro, allungo le braccia su, unisco le mani, stacco i talloni ed espirando, scusate, inspiro, apro prima i gomiti, espirando, scendo giù, rimango ora e vado in Ardha Uttanasana, mezza salita, mani a terra oppure sulle gambe. Espiro, scendo giù, va indietro la gamba sinistra, lentamente, lentamente vado a cercare il fondo del tappetino. Forti le gambe, stabili, stendo bene la gamba sinistra, salgo su, i gomiti tirano indietro, mi apro. Espirando, vado in avanti, mi tuffo, porto i palmi delle mani verso l'alto, le braccia allungo il corpo. E di nuovo, inspiro, mi apro, forti e stabili le gambe, l'elemento della terra sempre presente. Espiro. Ultima volta, inspiro, mi apro, espirando vado in plank, mani a terra e raggiungo col destro il sinistro e da qui chaturanga, scendo, cane testa in su, mi apro, cane testa in giù, indietro nel cane, rimango, sto, collo morbido, ruoto bene il bacino verso l'alto, respingo il tappetino con le mani, quindi mi connetto alla terra. E piano piano cammino avanti, piedi verso le mani. Respiro, rimango giù. Lascio andare la testa morbida, piego leggermente le ginocchia se necessario. E poi lentamente risalgo, spingo i piedi, srotolo la schiena, inspiro, mi allungo, unisco le mani al cuore, stacco i talloni, sono qui, mantengo, inspiro, apro i gomiti in arco per scendere, espiro un po' più veloce, srotolo, più fluido ora che lo conosciamo, inspiro su, unisco le mani al cuore, salgono i talloni, inspiro, apro, espiro, scendo.
E srotolo, un'ultima volta, inspiro, unisco le mani, stacco, tengo l'equilibrio e poi apro, inspiro, espiro giù. E da qui, Ardha Uttanasana, guardo avanti, mi apro, espiro, scendo, va indietro la gamba destra. Affondo alto, stabilizzo le gambe, inspiro. Come prima, apro, espiro, porto in avanti, mi tuffo e di nuovo inspiro, mi allungo, espiro, questa volta vado in plank, mani a terra, plank subito, quindi il piede sinistro va a raggiungere il destro, mi mantengo qui, addome forte e adesso vado a sollevare il braccio sinistro per andare in Vasisthasana, sovrappongo i piedi, quindi il piede sinistro va sopra il destro. E poi tiro sul braccio sinistro, nella versione base, qui. Ginocchio destro a terra e guardo la mano sinistra. Quindi come riesco? Mantengo Vasisthasana, sento la stabilità, la forza. La mano destra spinge, respinge il tappetino e la mano sinistra allunga verso l'alto. E poi da qui il piede sinistro si stacca. E passa in avanti, il ginocchio va al petto, passa in avanti per andare di nuovo nell'affondo, rimango nella torsione, quindi il braccio sinistro continua a tirare verso l'alto. Respiro, attivo l'addome in dentro e adesso il braccio sinistro va indietro, passa verso terra, va in avanti, ruoto il piede dietro, appoggio il tallone destro e poi libero le braccia per andare nel guerriero 2. Addome in dentro, respiro qui, fisso la mano sinistra. Forte e stabile la posizione. Inspiro, salgono le braccia, stendo la gamba a sinistra. Espiro, porto le braccia di nuovo all'altezza delle spalle. Voglio toccare la parete con la mano sinistra e vado in Trikonasana, nel triangolo. Posso mettere la mano sinistra sopra la caviglia sinistra oppure all'interno del piede sinistro e guardo la mano destra. Respiro. Ritorna il braccio destro, tira. Tira, 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 arrivo con le braccia all'altezza delle spalle, di nuovo piego la gamba sinistra nel guerriero 2. Ruoto il braccio destro in avanti, porto le mani in preghiera al cuore e da qui stacco la gamba destra per andare nel guerriero 3. Mantengo l'equilibrio, fisso un punto. Espirando, porto il ginocchio al petto mentre sale la schiena. E poi appoggio. Tadasana, appoggio tutti e due i piedi, palmi delle mani in avanti, chiudo gli occhi. Sento la stabilità del corpo, la forza dei piedi a terra, l'elemento terra che mi supporta e mi sostiene. E ci prepariamo a eseguire tutto il flow dall'altra parte. Inspiro sulle braccia, unisco le mani, espiro, mani al cuore, salgo nei talloni. E da qui apro i gomiti, inspiro ed espirando scendo, inarco la schiena giù e subito srotolo per tornare. E ancora inspiro, mi allungo, unisco le mani, le porto al cuore, stacco i talloni e di nuovo inspiro, apro, espiro, scendo. Un'ultima volta, inspiro, allungo, unisco le mani, espiro, stacco i talloni, inspiro, apro, espiro, lascio, questa volta rimango giù, mi preparo per andare in Ardha Uttanasana, schiena piatta in avanti, mani a terra oppure sulle cosce o sulle tibie. Espiro, scendo, vai indietro la gamba sinistra dolcemente, allungo, 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 lontano nel tappetino. E inspiro, stacco le braccia, inarco la schiena, forti le gambe, espiro, mi tuffo in avanti. Inspiro un'altra volta, apro bene, espirando le mani vanno a terra, mi preparo ad andare in plank. Quindi sono plank, mantengo la posizione, separo bene le scapole tra di loro e adesso vado a Shistasana sul lato sinistro, ruoto il piede sinistro sull'esterno, il piede destro sopra il sinistro e allungo il braccio destro verso l'alto. Versione base come prima, il ginocchio sinistro appoggiato. Respiro.
Respiro, guardo verso l'alto se mi è possibile. La mano sinistra spinge a terra e la spalla sinistra lontana dall'orecchio. Respiro. Forti inspiro. All'espirazione stacco la gamba destra, ginocchio verso il petto e vai in avanti per andare nell'affondo alto di nuovo. Rimango nella torsione, guardo la mano destra verso l'alto. Respiro qui. Addome in dentro, sento la torsione. E poi il braccio destro va indietro, passa in avanti e apre poi per andare nel guerriero 2. Ok, spingo il bacino avanti, guardo la mano destra, affondo sulla gamba destra, forti tutti e due i piedi a terra, respiro, collo libero, spalle basse, sento la forza della posizione. E poi inspiro, sulle braccia stendo la gamba destra, apro tutte e due, vado in Trikonasana nel triangolo, allungo il braccio oltre la punta del piede destro e poi scendo o sulla caviglia o all'interno del piede destro e guardo la mano sinistra. Respiro. Le gambe sempre attive. Inspiro e ora salgo, riporto le braccia all'altezza delle spalle, piego la gamba destra per tornare nel guerriero 2. Il braccio sinistro torna in avanti nell'affondo, mani al cuore, stacco la gamba dietro per andare nel guerriero 3. Mantengo, fermo la mente, fermo i pensieri. E poi lentamente, mentre la schiena sale, il ginocchio sinistro va verso il petto. E poi riappoggio il piede sinistro. Lascio le braccia, palmi in avanti, Tadasana, chiudo gli occhi. Respiro profondamente, mi connetto al sostegno, alla forza della terra sotto di me. Come abbiamo fatto all'inizio, percepiamo il respiro partire dalle piante dei piedi connesse con la terra, salire fino alla cima della testa. Durante l'espirazione dalla cima della testa, il respiro ritorna alla terra da dove è nato, attraverso il nostro corpo, ritorna alle piante dei piedi e poi al tappetino. Prendo nutrimento e lascio andare i pesi alla terra. Ancora un profondo respiro. E riapro gli occhi, porto le mani in preghiera. Stacco i talloni come ho fatto prima, mi riconnetto con l'equilibrio, la forza, apro i gomiti, in arco scendo, lascio andare, espiro, ritorno e salutiamo Elsa. Inspiro su, unisco le mani, porto al cuore, salgo, inspiro, apro, espiro, scendo e srotolo ancora un'ultima volta, inspiro, mi allungo, unisco i palmi delle mani e vado su, mantengo, poi apro e scendo e lascio andare tutto giù. Inspiro, Ardha Uttanasana, guardo avanti, espiro, scendo la gamba destra, va indietro, lontano dal tappetino, andiamo in tutto il flow di seguito, inspiro, mi apro, espiro, mi tuffo in avanti, inspiro, mi apro, espiro, mani a terra, plank. E da qui vado subito Vasisthasana destra, sollevo il braccio, allungo e stacco la gamba sinistra, porto il ginocchio avanti, vado nell'affondo, rimango nella torsione, ruoto bene dall'addome,
allungo, il braccio va indietro, passa in avanti, apro dall'altra parte sul lato destro per andare nel guerriero 2, guardo la mano sinistra, affondo bene sul guerriero 2, inspiro a lungo, espiro trikonasana, scendo con le gambe tese, mano sulla caviglia oppure all'interno del piede se la mia flessibilità me lo permette, guardo la mano destra, inspiro di nuovo la mano destra, tira. Per salire ritorno nel guerriero 2, ruoto avanti il braccio destro, mani al cuore, stacco la gamba dietro per andare nel guerriero 3. Inspiro ed espiro, rimango. Inspiro sul ginocchio, salgo e da qui vado a formare la posizione dell'albero, pianta del piede all'interno della coscia, se mi è possibile, altrimenti versione base dell'albero. La gamba sotto, quindi all'interno del polpaccio, oppure piede leggermente appoggiato a terra. Dove posso, dove il mio corpo mi consente di stare e rimango e mi radico in questa posizione, richiamando tutta l'energia della terra. Respiro dalla pianta del piede sinistro fino alla cima della testa. Espiro dalla cima della testa fino alla pianta del piede. Prendo nutrimento. E rilascio i pesi verso terra. Ancora un respiro profondo. E all'espirazione lascio andare il ginocchio in avanti, stacco il piede, riappoggio, mantengo le braccia in questa posizione, le mani in Anjali Mudra, stacco i talloni, mi preparo a ripetere tutto dall'altra parte, apro, inarco, scendo, lascio andare, srotolo lentamente. E di nuovo su le braccia allungo, mani in preghiera, stacco e apro e scendo di nuovo verso la terra. E spingendo i piedi a terra, srotolo per tornare ultima volta. Espiro. Inspiro. Espiro giù verso terra. E Ardha Uttanasana, allungo avanti. E scendo, va indietro la gamba sinistra, lentamente, lentamente, appoggio lontano nel tappetino, sollevo, inspiro. Espiro, mi tuffo avanti. Inspiro su di nuovo, apro, 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 espiro, mani a terra, vado plank e dal plank lato sinistro, Vasisthasana, sollevo il braccio, mi allungo, forte la posizione, forte la spalla sinistra, stacco la gamba destra, porto il ginocchio avanti, il piede verso la mano e poi sono qui nella torsione, guardo la mano destra verso l'alto. Ruoto il braccio destro indietro, salgo e vado nel guerriero 2, ruotando il bacino in apertura. Guardo la mano destra, inspiro, salgo, espiro, vado Trikonasana, allungo la mano destra, va all'interno del piede oppure sulla caviglia. Guardo il braccio sinistro verso l'alto, inspiro, salgo e ritorno nel guerriero 2. Ruoto il braccio sinistro avanti e ruoto il piede. Mani al cuore, stacco per andare nel guerriero 3. Forte la posizione. Ritorno su, piano, piano, ginocchio al cuore e preparo tutto qui per l'albero. Quindi il piede sinistro all'interno della coscia e il resto o all'interno del polpaccio o piede leggermente appoggiato a terra. L'addome è tenuto in dentro e abbiamo le spalle che spingono giù, il torace che sale, il piede destro che prende nutrimento dalla terra. E il respiro dal piede destro alla testa, dalla testa al piede destro. Respiro. Un ultimo respiro profondo. E poi sciolgo la posizione, il ginocchio torna su. E scendo, Tadasana un attimo, chiudo gli occhi.
Palmi ruotati in avanti, spalle basse, i piedi bene appoggiati a terra. Ti sento ogni punto del piede che cade verso il pavimento, abbandonato alla forza di gravità. Come mi sento? Cosa provo? Come sono i pensieri? Inspirando, sollevo le braccia a lungo, unisco i palmi delle mani, espiro, scendo verso terra. Inspiro, schiena piatta a lungo, espiro, giù, vado plank, cammino indietro e faccio un chaturanga. Cane testa in su, cane testa in giù. Bene, ora appoggio le ginocchia a terra, incrocio i piedi dietro e mi siedo oltre l'incrocio. Stendo avanti tutte e due le gambe, inspiro su le braccia e all'espirazione andiamo in Paschimottanasana nella pinza e ci abbandoniamo alla forza di gravità completamente. E respiriamo dolcemente. Qui se abbiamo difficoltà a mantenere la posizione possiamo piegare leggermente le ginocchia, appoggiare le mani alle caviglie e rimanere qui, cercando però di non fare questo con la colonna, ma di allungare la zona lombare verso l'alto e aprire il petto, quindi piuttosto rimaniamo qui. Se invece siamo abbastanza flessibili e riusciamo ad appoggiarci giù, ci lasciamo andare, giù la testa. Ogni espirazione ci avvicina sempre di più alla terra. Ogni espirazione ci permette una connessione più profonda con quello che siamo. Ogni espirazione ci riporta a casa. Dove tutto inizia, dove tutto ritorna. Un respiro profondo. Espirando, sciogliamo la posizione. Srotoliamo la schiena. Apriamo le spalle, posizioniamo le mani con le dita verso i piedi, dietro di noi. Stendiamo le punte dei piedi e spingiamo su il bacino per andare a creare una linea. E andiamo indietro con la testa. Lentamente il mento torna al petto e scendiamo. Riportiamo in avanti il bacino verso i talloni e scendiamo completamente a terra e ci portiamo in Shavasana, nella nostra posizione finale di rilassamento. Abbandoniamo le mani, i piedi, la fronte rilassata. Percepiamo il peso delle mani e dei piedi. E se troviamo punti tesi nel nostro corpo, con una profonda espirazione lasciamoli andare. Espiriamo dalla bocca, emettendo una A senza suono, per permettere a tutti i punti ancora tesi di rilassarsi. Concentrazione al nostro respiro.
punti del corpo che sono a contatto con la terra si fondono con essa, si sciolgono. Non dobbiamo più resistere alla forza di gravità ora. Possiamo lasciarci andare. Immaginiamo che dalla base del nostro corpo, appoggiata a terra, inizino a partire delle radici che ci connettono e ci radicano la terra sotto di noi. Radici sotto i talloni, sotto i polpacci, sotto i glutei. La schiena, le mani, i gomiti, le spalle, la testa. Queste radici ci riconnettono alla nostra essenza. Ci riportano a ciò che siamo. Ci riportano a casa quando il mondo intorno a noi è troppo caotico e veloce. Immaginiamo adesso che nella parte frontale del nostro corpo inizino a nascere dei fiori. Fiori colorati, leggeri. La parte inferiore del corpo è radicata e stabile. E la parte superiore può fiorire, può essere illuminata ed è libera, proprio grazie alle radici che creano nutrimento al nostro corpo e permettano la nascita di questi fiori. Tipo di fiori vediamo. Godiamoci questa sensazione. Radicamento e forza. E leggerezza e libertà. Facciamo una profonda ispirazione. Profonda espirazione dalla bocca. Piano piano andiamo a piegare le ginocchia, portiamo le gambe a noi, con le mani prendiamo le gambe, ci abbracciamo e ci culliamo destra e sinistra. E poi da qui ci giriamo sul nostro fianco destro in posizione fetale. E
lentamente ci sediamo, mantenendo gli occhi chiusi se è possibile, ritornando gambe incrociate in Sukhasana, come all'inizio della nostra pratica. Mani sulle ginocchia, schiena allungata. Portiamo le mani al cuore, la mano sinistra e la destra sopra la sinistra. E portiamo al nostro cuore tutta l'energia di questa pratica. Inspirando, portiamo le braccia verso l'alto, allunghiamo, uniamo le mani insieme ed espirando, portiamo la preghiera al cuore. E qui ci inchiniamo verso noi stessi e ci ringraziamo profondamente per esserci connessi con l'elemento della terra oggi. Ringraziamo la terra che ci supporta ogni giorno. E ricordiamo sempre la sua forza e la sua importanza nella nostra vita. Grazie per essere stati con me. Namaste.